Ciao ragazzi, rieccomi qua insieme a voi a presentarvi ancora una volta il mio canale. Come vedete, siamo a 586 iscritti, mi raccomando, partecipate ancora più attivamente, iscrivetevi sempre di più perché questo mi stimola ancora maggiormente nel produrre nuovi video. Questo video in particolare lo voglio fare per un aggiornamento in merito a tutte le cose che ho in ballo in questo periodo. Cominciamo subito con il bot per le pay to click, per le PTC. Come vedete qua in basso sono arrivato a 9 dollari e 28. Ho aggiunto proprio stasera altre PTC da provare. Comunque, come notate, allora facciamo una cosina, ecco qua, li ho messi in ordine di guadagno. Praticamente la prima mi sta pagando 1 dollaro e 58, la seconda 1,01 dollaro. La prima che mi paga 1 dollaro e 58 ha il ritiro minimo a 2 dollari. Quindi sono molto 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 vicino e posso darvi successivamente anche una testimonianza in merito all'effettivo pagamento o meno di questa PTC. Poi ovviamente seguiranno anche le altre. Come vedete, 9 dollari e 28. Il bot sta funzionando alla grandissima e vi consiglio di andare a vedere il video sul mio canale per appunto a vedere come funziona nel qualora ancora non l'aveste fatto. Benissimo, chiudiamo questo capitolo, ne apriamo un altro, BTC Spinner. BTC Spinner, allora, come funziona? Praticamente conoscete benissimo il famosissimo Spinner. Mi vado a copiare lo script. Come vedete, basta farlo girare col mouse per tirar su un po' di satoshi, ma noi non stiamo a sbatterci in questo modo e quindi usiamo un bellissimo script. Vi faccio vedere ancora una volta, tac, do invio e praticamente funziona da solo. Sono arrivato a 0,00005, il ritiro è a 0,0001, quindi diciamo che sono al 52%, anche qui per verificare l'effettivo pagamento. Bene, chiudiamo con BTC Spinner, arriviamo a BTC Smash. Col quale sto minando, mi sto creando altre hits, altri colpi. Come vedete, ne ho racimolati 1705 in questo momento. Ma andiamo ad aprire la pagina, la dashboard. Come vedete, mi ritrovo 1593 colpi da poter far partire. Si aprono pubblicità. Come funziona questo sito? Basta praticamente cliccare sugli oggetti che ci appaiono per far sì che ogni tanto ci viene accreditata una cifra. Vediamo se siamo fortunati. Questo ovviamente manualmente, ma noi che non abbiamo voglia di sbatterci, utilizziamo questo programmino che serve per appunto ripetere i clic del nostro mouse. Quindi lo faccio partire. Come vedete, vabbè, mi si apre la pubblicità. F6, chiudo. Ogni tanto accade che si apre una pagina, poco male, lo si fa ripartire nuovamente. Come vedete, qui praticamente, vabbè, non posso indicarlo col mouse, lo stavo indicando col dito, ma voi non potete vedere. Ah, 500 Satoshi appena vinto. Come vedete in basso c'è l'importo che ho raggiunto, ovvero 0,013.
il ritiro minimo qua è 0,035, quindi anche qui sono poco meno della metà. Interrompiamo il BTC Spinner, chiudiamo questo e passiamo a Golden Farm. Golden Farm praticamente è un sito con il quale praticamente raccogliamo le uova fatte dagli uccellini che abbiamo comprato. Come vedete, io non vi dico, beh, i colori comunque sono in sequenza: 24, 28, 11, 35, 14, 3 e 1. Questo 1 praticamente ogni uova che fa ce lo pagano direttamente, cioè totalmente, scusate, mentre gli altri ce li pagano con un 70-30, se non sbaglio, o 60-40%, dove il 70 va praticamente nel nostro wallet di acquisto di uccelli, mentre la rimanenza va nel wallet per effettuare il ritiro. E andiamo a vedere i vari ritiri. I ritiri li faccio con Payeer. Come vedete, anche questa sera ho fatto un ritiro. Qua abbiamo 43 rubli, 1 rublo, 1 rublo, 198 rubli, 125 rubli. Quindi funziona. Al momento ho un 325 rubli accantonati, ma ovviamente io sto usando, ritorniamo sul sito, sto usando il wallet per il ritiro per andare a rifocillare il wallet di acquisto, in modo tale che vado ad acquistare altri uccelli più velocemente possibile. Al momento mi sto imbattendo nell'acquisto degli uccelli, non mi ricordo quale sia il colore, qua dice sì, l'uccello blu, che è il penultimo sostanzialmente. Punto ad arrivare a raccoglierne almeno una decina per poi andare a comprare un altro Super Birds, un altro super uccello. Chiudiamo con Golden Farm e torniamo su Clixcoin, perché su Clixcoin è un bel po' che non vi faccio un aggiornamento. Allora, cosa facciamo? Andiamo a disattivare l'antivirus innanzitutto, lo disattiviamo per 10 minuti in modo tale che vi faccio vedere come funziona. No, qua ho spostato il file, quindi me lo devo andare a ritrovare. Facciamo partire il bot. Praticamente Clixcoin è una PTC e grazie a questo bot praticamente facciamo i click in maniera automatica senza rottura di balle. Anche se al momento non me lo apre, non so perché. Ecco qua. Ah, devo inserire le credenziali. Vabbè, andiamo a vedere direttamente sul sito. Comunque, per il funzionamento del bot basta andare a cercare il video sul mio canale per andare a vedere appunto come funziona e come è operativo. Andiamo sul sito di Clixcoin. Vediamo che praticamente al momento mi ritrovo 32.608 satoshi. Vediamo se il ritiro mi fa vedere quanto ho ritirato in precedenza. Qua connessione velocissima. Ecco qua. Ho
ho ritirato in precedenza 20.000 satoshi, se non sbaglio 2.000, no, 18.000 satoshi ho prelevato. 18.000 satoshi pagati, ritirati. Facciamo view status per vedere la conferma della transazione. Come vedete è andata a buon fine e con Clickscoin terminiamo qui. Adesso apriamo una piccola parentesi in merito a Bitco Farm. Bitco Farm è un bel po' che non ve lo faccio vedere. Facciamo un accesso. Molto bene. Allora, cosa è successo? Che io avevo prelevato qualche mese fa, però non mi era mai arrivata la mail di conferma. Allora, cosa ho fatto? Ho contattato il supporto. Come vedete, no mail. Ho aperto praticamente un ticket nella sezione dei pagamenti. Uno il 28 di giugno, uno il 25 di luglio e uno il 12 di agosto, tutte in risposta alla domanda fatta inizialmente. Non ho mai avuto praticamente nessun cenno di risposta appunto dal sito. Finché l'altro ieri, se non erro, ho deciso di aprire un altro ticket. Questa volta non l'ho aperto come payment, come problema di pagamento, ma come supporto generale. E mi hanno risposto praticamente subito. Come vedete, io ho scritto al 2 di novembre e mi hanno risposto al 2 di novembre. Pazzesco. Andiamo a fare una traduzione. Gli ho scritto: "Buongiorno, ho fatto un ritiro, ma non ho ancora ricevuto l'email. Quanto tempo ci vuole? Grazie." E loro mi rispondono: "Caro contadino, siamo seri di questo problema." Vabbè, la traduzione è un po', fa un po' cagare. "Abbiamo rifiutato il tuo rifiutato. Allora, hanno praticamente bloccato la richiesta di pagamento che avevo fatto in precedenza e hanno aggiunto l'importo sull'account. Quindi, praticamente, l'importo che io ero andato a ritirare, ovvero uno 0,02 Bitcoin, me l'hanno riaggiunto sull'account e mi dicono: "Puoi incassare di nuovo e provare a ricevere nuovamente il link di conferma via mail. Ma a causa del sistema, funzionamento del sistema, puoi aspettare fino al tuo prossimo periodo di pagamento." Vabbè, come bonus mi hanno dato un 30% in più dell'importo che sono andato a ritirare in precedenza. Adesso ho effettuato nuovamente il ritiro e aspettiamo di vedere cosa succede. Bene, queste sono tutte le cose che ho in ballo in questo momento. Se vi interessa qualcosa di ciò che avete appena visto, potete andare a cercare sul mio canale i vari video associati all'argomento. Se avete ovviamente qualsiasi domanda da fare, sono sempre molto disponibile, come molti di voi hanno notato. E niente, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like se il video vi è piaciuto. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo. Buona serata, ciao!